tutti. Giovanni capitolo 1, versetto 5. La luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno sopraffatta. Salmo 25, versetto 4 e 5. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. Salmi 146, 1 e 2. Alleluia, l'anima mia loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò, salveggerò il mio Dio finché esiste. Isaia 62, 1. Per amore di Sion io non tacerò e per amore di Gerusalemme non mi darò riposo, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora e la sua salvezza come una fiaccola ardente. Oggi iniziamo questa preghiera con un proposito nuovo. Se Dio bussa la porta, buttiamo la chiusa per Dio. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. Mi veniva in mente stamattina, mentre venivo qua, fino anche di pioveva, quando certo la miglior giornata, però mi viene in mente un versetto che ho un po' da tanto tempo. Nonostante tutto, noi siamo nella gioia. Amen. Vogliamo essere contenti di questo? Nonostante tutto, noi siamo nella gioia. Amen. E sapete perché? Perché la gioia è Cristo. La gioia non sono le circostanze. Non siamo mai contenti di niente, una volta una cosa va, una cosa non va, non possiamo compiacere tutti, non possiamo piacere a tutti, ma noi dobbiamo piacere a Cristo, perché Cristo è la nostra gioia. Diamo un amen. Amen. Allora, stamattina iniziamo col Salmo 113, che abbiamo fatto anche nella nostra intercessione, ed è bellissimo. Chiedo proprio a tutti quanti di mettersi un atteggiamento di lode, via problemi, via le nostre... Io non sono, io non faccio, il Signore può. Io non posso, ma il Signore può. E si dice, lodate o servi del Signore, il Salmo 113. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Dal sol levante fino al ponente, sia lodato il nome del Signore. Qua mi viene in mente una canzone che cantavamo tanti anni fa. Fino al sorgere del sole, al suo tramonto, loderò il Signore con tutto il cuore. Una canzone che cantavamo sempre. È bella perché viene da un salmo. Il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame, per farlo sedere con i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice fra i suoi figli. Noi siamo stati tolti dall'etame, e quando uno viene tolto dall'etame si è lavati i vestiti, deve solo ringraziare il Signore. Eravamo peccatori, ora il Signore ci ha portato verso l'alto ed ha perdonato e dimenticato ogni nostro peccato. Il nemico ci viene ad accusare: hai fatto, non hai fatto, non vali, non sei.
Ma il Signore dice: tu sei prezioso, sei degno di stima ed io ti amo. Questo dice il Signore Gesù. Sentiamoci amati, fratelli, non dal fratello, perché può anche non amarci, ma dovremmo amare per avere l'amore di Cristo, ma sentiamoci amati da Cristo Gesù, che è la cosa più bella, più importante che ci sia, perché Cristo è tutto in ognuno di noi. Mentre chiamo Gioacchino, che venga un attimo a per fare una preghiera per l'inizio della mattinata, ci alziamo in piedi e predisponiamoci all'adorazione con gioia e con timore, perché Gesù Cristo è qui in mezzo a noi. Dove due o più sono riuniti nel mio nome, dice il Signore, io sono in mezzo a loro. E qui c'è Cristo Gesù, al quale diamo tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore. Amen. Gloria a Dio, alleluia, gloria a te Signore. Oh Signore, ti ringraziamo Padre per questa domenica, Signore. Siamo venuti qui, Signore, per un unico intento, Signore, un unico scopo, Signore. Non siamo qui per i piaceri o i desideri del mondo, Signore. Siamo qui, Signore, solo per trovare la Tua presenza nella nostra vita, Signore. Pertanto, Signore, siccome sappiamo che ognuno di noi viene consapevole di quello che ha nella propria vita da lasciare, perdonare, ti diamo il nostro cuore, Signore, affinché Tu lo lavi col Tuo potente sangue, Signore. Che lo purifichi con col tuo sacrificio, Signore, che tu hai fatto, Signore. E ti chiediamo, Signore, dal profondo del cuore, Signore, che i nostri cuori si aprono alla gloria e alla lode, Signore, dinanzi alla tua presenza, Signore, che possa arrivare, Signore, alla tua presenza il profumo, Signore, di cuori consacrati, Signore, a te, Signore. Ti chiediamo dal profondo del cuore questo, Signore, che tu benedica ognuno di noi e ci riempia, Signore, col tuo Santo Spirito, Signore, affinché, Signore, ti diamo una lode, Signore, una gloria e l'onore che tu meriti, Signore. Amen. E Dio ci benedica tutti nel nome di Gesù. Amen. 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 Alla luce di questo, alla luce di questo, il Signore questa mattina ci chiede: mandate grida di gioia a Dio, voi tutti abitanti della terra. Inneggiate alla gloria del suo nome, rendete la sua lode gloriosa. Dite a Dio come sono tremende le tue opere, per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici si sottometteranno a te. Tutta la terra ti adorerà e canterà a te, canterà le lodi del tuo nome. Venite e ammirate ciò che Dio ha fatto, egli è tremendo nelle sue opere verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta, il suo popolo passò il fiume a piedi asciutti. Rallegriamoci dunque in Lui. Alleluia! Ci chiede questa mattina: inneggiate alla gloria del suo nome, rendete la sua lode gloriosa. Questa mattina noi siamo provvisti di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per esaltare, innalzare il Re dei Re. Abbiamo un cuore nuovo, abbiamo lo Spirito Santo dimorante in noi, e questa mattina con questo Spirito noi possiamo andare davanti al trono di Dio, quella presenza che è stata aperta per noi per mezzo di quel sangue, per ricordare quanto Dio è grande, quanto Dio è buono, quanto Dio è potente, per innalzare le sue lodi e per rendere la sua lode gloriosa. Fonte di vita, questa mattina hai la potenza per poter rendere la lode di Dio gloriosa. Uniamoci intorno alla croce per innalzare il Re dei Re, colui che ha il nome eccelso, che è degno, che è grande, che è potente. Questa mattina ti vogliamo innalzare e lodare e ti chiediamo: sì, Padre, riversa il tuo Spirito Santo su di noi. Siamo qui per te, siamo qui per mostrarti la nostra riconoscenza, il nostro amore, per rendere la tua lode gloriosa, per innalzare ed esaltare il tuo nome, per conoscerti di più, per ricevere tutto ciò che tu hai preparato per noi questa mattina. Siamo pronti, Padre, per rendere la tua lode gloriosa. Amen. La terra gioirà, la terra.
ti chiediamo proprio, apri le dighe del cielo su di noi questa mattina mentre siamo qui per innalzarti, per esaltarti. Noi crediamo che cielo e terra si uniscono. Alleluia, la tua chiesa te lo chiede e sappiamo che secondo la tua volontà come ricevere un tocco tuo, Padre, per poter davvero mostrare di più la tua gloria a questo mondo. Alleluia. Apri le dighe del cielo, pioggia sia, pioggia sia. Apri le dighe del cielo, pioggia sia, pioggia sia. Apri le dighe del cielo, pioggia sia, pioggia sia. Manda il tuo Spirito Santo su di noi, su di noi. Manda il tuo Spirito Santo su di noi, su di noi. Manda il tuo Spirito Santo su di noi, su di noi. Apri le dighe del cielo, pioggia sia, pioggia sia. Apri le dighe del cielo, pioggia sia, pioggia sia. E mentre il cielo si apre, l'atmosfera cambia. Alleluia. Il tuo Spirito, Signore, è qui. Alleluia. E noi ti lodiamo e ti innalziamo. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Grazie Padre, alleluia. Spirito Santo, scendi su di noi, sia fatta la tua volontà qui come in cielo, oggi, questa mattina. Sia fatta la tua volontà, Padre, riempi ancora di più questo luogo di te, del tuo amore immenso. Noi siamo qui per incontrarti, noi siamo qui per tu ci uniti, tu ci uniti intorno alla croce. Noi siamo qui per innalzare e esaltare il tuo nome. Puoi fare miracoli, puoi fare cose meravigliose. Noi crediamo, Signore, che tu sei grande, che tu sei potente, che puoi compiere cose meravigliose e grandi. Alleluia, gloria, 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 gloria a te. Riempi ancora di più questo luogo di te, Signore. Alleluia, tu cambi l'atmosfera, Dio. C'è il tuo Spirito, Signore, qui. Sentiamo l'evidenza tua. Il tuo Spirito è presente qui. Riempi ancora di più questo luogo di te. Il tuo amore immenso. Alleluia. La ragione per cui siamo riuniti qui è incontrarti. Tu cambi l'atmosfera, Dio. C'è tuo Spirito, Signore, qui. Sentiamo l'evidenza tua. Il tuo Spirito è presente qui. Riempi ancora di più questo luogo di te. Il tuo amore immenso. La ragione per cui siamo riuniti qui è incontrarti.
il tuo spirito, Signore, qui. Alleluia. Sentiamo l'evidenza tua. Amen. Il tuo spirito, Signore, qui. Accadono miracoli. Il tuo spirito, Signore, qui. Sentiamo l'evidenza tua, il tuo spirito, Signore, qui. Ricevi la guarigione di cui hai bisogno, ricevi la pace di cui hai bisogno, ricevi la gioia di cui hai bisogno, ricevi la potenza di cui hai bisogno, ricevi ogni cosa oggi nel nome di Gesù. Padre, riempi ancora di più questo luogo di te, vogliamo di più di te, Signore, vogliamo conoscerti di più, vogliamo contemplare il tuo volto ancora di più, riempi ancora di più questo luogo di te, del tuo amore immenso, Padre, riempici, riempici ancora di più, Signore, scendi su di noi con potenza, riempi ancora di più questo luogo. Santos.
Santo, 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 è il nome del Signore. Santo, 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 è il nome del Signore. Santo, 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 è Dio onnipotente, che è, che sarà. Tutta la creazione canto gloria a te, tu il mio tutto sei e io ti adoro. Considerate queste parole. Santo, santo, santo è il Dio onnipotente, che è, che sarà. E tutta la creazione canto gloria a te, tu il mio tutto sei e io ti adoro. Grazie Signore, grazie Signore. Grazie Signore, perché te sei sempre molto santo. Sempre molto santo, non vogliamo innalzare l'odio a te, Signore Gesù. È un cuore disposto per te, per innalzare l'odio a te, per gridare a te con tutta la creazione, come abbiamo detto. Vogliamo adorare il tuo nome, vogliamo innalzare il tuo nome, vogliamo benedire il tuo nome, Signore. Perché in questo noi troveremo il nostro cambiamento, è in questo che noi troveremo tutta la forza necessaria per lodarti, per innalzarti, per glorificarti, perché tu sei santo, sei tre volte santo, Signore. Ti lodo, ti ringrazio. Amen. Grazie Signore. Vediamo Signore. Pace a tutti, benvenuti a tutti, scusate per il lato. Eccoci qua. Allora, per oggi il Signore mi ha parlato attraverso, mi ha dato una serie di riflessioni attraverso un passo estremamente conosciuto, che è quello dei pani e dei pesci. E quello dei pani e dei pesci, e ho trovato delle cose veramente particolari, veramente speciale in questo miracolo, che è un miracolo che tante volte viene nominato, viene citato, e quindi lo conosciamo perfettamente dall'inizio alla fine, però la parola di Dio è viva, lo diciamo sempre, la parola di Dio è viva, e si riescono a trovare delle cose e non avevi mai fatto caso, almeno che non ti hanno mai parlato. E allora vi chiedo questa mattina, vi aspettate qualcosa dal Signore? Vi aspettate qualcosa di grande dal Signore? Allora riceverete quello, perché se ci aspettiamo qualcosa di piccolo non riceveremo niente. Io ho avuto la grazia di andare in carcere e ho detto la stessa cosa, vi aspettate qualcosa di grande? E tutti sì, con un boato. È stato incredibile, perché loro si aspettano qualcosa di grande dal Signore, e noi siamo qui perché ci aspettiamo qualcosa di grande, al di là di quello che può essere il messaggio, ma di là che può essere il personaggio che è qua a parlarvi. Sarà la parola di Dio che toccherà il vostro cuore, sarà la parola di Dio che tocca le corde del vostro cuore, le farà suonare, le farà vibrare. Magari di tutto un sermone di 40 minuti c'è una parola, però sarà quella parola. State attenti a quella parola, non perdetela, fate in modo di non perderla quella parola, perché quella parola vi cambia la vita, ok? E quindi andiamo in Matteo, in Matteo 14, dove appunto c'è l'episodio dei pani e dei pesci. Gesù aveva appena finito, era arrivato sulla sponda di questo posto, aveva appena finito di guarire, di guarire i malati, di parlare loro. Che dice? Matteo 14, dal 15 al 20. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E gli disse: portatemeli qua
dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati, 12 ceste. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i bambini. Amen. Quindi qua il Signore fa questo grande miracolo. Dopo aver già anche guarito, parlato alle persone, cosa fa? Moltiplica i pani e i pesci. Allora mi sono anche immaginato, 5.000 persone, tra le quali non sono nel conteggio donne e bambini. Quindi se facciamo un rapido calcolo, non tutti magari avevano con sé la moglie o un'altra persona, ma le famiglie avevano sicuramente magari più di un figlio, visto un po' anche avevano queste famiglie così numerose, quindi oltre 5.000 persone erano ben di più, 7.000, 8.000 persone, quindi diciamo che era un certo numero di gente. E poi queste persone erano disposte a piccoli gruppi, erano disposte a piccoli gruppi di 50, 100 persone. Quindi provate a immaginare questa marea di folla, no? tutti disposti fra le varie, in questo grande prato, in questo deserto, perché parla di deserto, disposti a ricevere. E i discepoli cosa dicono? Dicono a Gesù cosa deve fare. Ma non vi ci ritrovate un po' in questo? Gesù, noi diciamo spesso a Gesù cosa deve fare. Signore, agisci così? Signore, fai così? Signore, ho bisogno di questo? Signore, dimmi questo. Ma non è quello che il Signore vuole. Infatti lo vedremo dopo. Perché? Perché noi non dobbiamo dire al Signore cosa deve fare, è Lui che sa, è Lui che conosce la soluzione, è Lui che conosce la situazione. E cosa succede? Che noi spingiamo gli altri, come volevano fare i discepoli, volevano spingere gli altri a cercare di ciò che avevano bisogno, no? Dice, adesso vai a casa, prega e vedrai che... No, il Signore vuole che siamo noi a dare questo cibo. Siamo noi a dare questi pani, questi pesci. Siamo noi a dover dare a loro come pescare, come conoscere colui che può ogni cosa. Quindi non dobbiamo dire, vabbè, adesso vai, vedrai che il Signore... Noi saremo parte di questa azione. Infatti, l'ho già detto un'altra volta, ho un magnetino in casa mia. Un magnetino che mi ricorda, perché c'è scritto questa cosa qua: quando si prega per qualcuno o per qualcosa è necessario disporsi a essere parte della risposta. Se noi cominciamo a pregare per qualcuno, non possiamo pregare per questo qualcuno e poi dire all'altro vai, perché il Signore mi ha rivelato che deve dire no. Se preghiamo per qualcuno, dobbiamo già prendere in considerazione che il Signore ha parlato al nostro cuore affinché siamo noi stessi molto probabilmente a dover andare, a dover portare quei pani, quei pesci, a dover distribuire da mangiare a queste persone. Quindi dobbiamo veramente stare attenti a come ci comportiamo, a come facciamo, ma soprattutto avere la giusta visione davanti alle cose del Signore. Perché? Perché il Signore può moltiplicare quel poco che abbiamo. No, quante volte lo ripetiamo, lo dice in Matteo 17, poco più avanti, perché in verità vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte, passa da qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. È questo che dice il Signore, cos'hai? Hai quel poco che hai in mano, è sufficiente, se hai quel briciolo di fede, io posso moltiplicartela questa fede, io posso donartene molto di più di fede, per spostare le montagne, per togliere di mezzo a te questa montagna. E il Signore dice, portamelo a me, che attraverso questo tuo briciolo di fede posso dare da mangiare 5.000 persone, posso dare da mangiare a molte, molte, a molte persone. La tua benedizione, perché questo briciolo di fede è diventata la tua benedizione, può essere benedizione per tanti altri. Per cui non vuole,
non vuole da noi la conoscenza biblica di tutto. Non gliene frega niente, non gli interessa che noi sappiamo ogni cosa, che conosciamo versetti a memoria. Vuole il briciolo di fede, vuole quel briciolo di fede che può muovere le montagne. È questo che vuole semplicemente da noi. Vuole che ci crediamo e che ci crediamo fermamente affinché questo qua, questo briciolo diventa enorme nelle sue mani, può diventare enorme. Cos'erano 5 pesci, 5 pari? 5.000 persone senza donne e bambini, cos'era? Ma niente, non ci stava neanche il primo gruppo di 50 persone. Ma non niente, eppure sono diventati cibo per tutti quanti. E allora mi faceva riflettere il Signore anche in questi piccoli gruppi. Mi faceva riflettere su questi piccoli gruppi, pensate. Questi gruppi erano sparsi per tutto questo, diciamo, deserto o prato, quello che era. E cosa facevano questi gruppi? Immagino, non c'è scritto, ma sicuramente condividevano ciò che Gesù aveva detto. Probabilmente parlavano dei miracoli che aveva fatto, delle guarigioni che aveva fatto. Probabilmente spezzavano il pane, sì, perché dopo gli veniva distribuito anche da mangiare. Cosa veniamo a fare noi qua? A lodare, a innalzare il suo nome, a condividere ciò che il Signore ha fatto. Non spezziamo anche noi insieme il pane? E cos'erano allora questi gruppi? Le ho viste come tante piccole chiese già lì, perché erano sotto il comando di un unico comandante che era Gesù. E Gesù che disse: disponeteli in piccoli gruppi, date voi loro da mangiare. Io sono certo che lui era lì, in mezzo a questi gruppi, ma come deve essere la sua chiesa oggi? Tanti piccoli gruppi che condividono il suo nome, che innalzano il suo nome, che spezzano il pane insieme, che lodano il nome del Signore, che parlano di ciò che il Signore fa nelle nostre vite. Amen. E sono certo che hanno fatto la stessa identica cosa, perché sono rimasti tutti lì. Ma la cosa interessante l'ho vista attraverso gli altri Vangeli. Ve li leggo io, è inutile che andiamo avanti indietro. Comunque vi consiglio di analizzare questo miracolo attraverso tutti e 4 i Vangeli, perché è anche forse l'unico miracolo che viene nominato in tutti e 4 i Vangeli. Normalmente non tutti i miracoli sono nominati in tutti e 4 i Vangeli, ma questo sì. E allora la cosa mi ha particolarmente incuriosito, poi vi dirò perché mi ha incuriosito e perché lo voglio sottolineare questa cosa. E quindi nel Vangelo di Marco dice al versetto 35: essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lascia andare affinché vadano per le campagne, per i villaggi nei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. È già tardi, lascia andare. Come risolviamo il problema? Lasciamoli andare. Non è la volontà di Dio, non era la volontà di Gesù. C'è il deserto intorno a noi, non è la volontà di Gesù, non è la volontà di Dio. C'era il deserto intorno al popolo di Israele, ma il popolo di Israele ha mangiato e ha bevuto l'acqua scaturita dalla roccia, cosa che non può esistere in natura, quindi anche quello avviene. Quindi c'è il deserto, ma c'è Gesù. C'è Gesù. E dove c'è Gesù le cose cambiano. Dove c'è Gesù le cose si trasformano. Cosa vi aspettate oggi dal Signore? Piccole cose o grandi cose? Perché se vi aspettate grandi cose, quelle cose arriveranno, ma se vi aspettate poco, non arriva nulla, perché non arriva neanche quel poco. Ricordate i talenti. Chi aveva 10 talenti li ha investiti tutti per accumularne altri 10. Ma quello che aveva un talento non voleva perdere quel talento, si aspettava poco. Non ha pensato che quel talento poteva diventare molto di più, e cosa ha fatto? Il re. E ha preso quello e l'ha dato a chi ne aveva di più. Perché così? Perché dobbiamo investire nel Signore, dobbiamo crederci nel Signore. Dobbiamo credere che Lui può moltiplicare la nostra fede in una grande fede. Perché? Perché noi ci basiamo
su ciò che vediamo intorno. Questo di vedere intorno l'ho portato anche ieri in carcere. Noi siamo limitati da queste quattro mura. Noi siamo limitati dal vedere che le cose non vanno come vogliamo noi. Noi siamo limitati nel guardare le tempeste intorno a noi. Non è così. Non è così. Perché il Signore dormiva in mezzo alla tempesta. E quindi la nostra mente è limitata. Ma noi abbiamo la presunzione di sapere come il Signore vuole operare. Noi abbiamo la presunzione e l'orgoglio di sapere qual è la via del Signore. Infatti gli dicono, dovremmo almeno spendere 200 denari. Ma tu non sai neanche quale soluzione voglia il Signore. E invece diamo anche già la soluzione, gli diciamo cosa deve fare e gli diciamo anche la soluzione. Non è così, ragazzi. Non è così nella nostra vita. Non è così. È che dobbiamo lasciarci completamente andare quella che è la sua volontà. Perché la limitazione, la nostra limitazione umana non limita la soprannaturalità di Dio. C'è poco da fare, è così, ma questa è anche la nostra tranquillità nel sapere che Dio apre una via anche dove via non c'è. Normalmente davanti a un problema voi avete una soluzione e un'altra soluzione. Almeno a me nella mia vita, succede così: ho una soluzione e poi penso quale potrebbe essere un'altra soluzione. Guarda caso il Signore è passato per una terza. Ma perché? Perché non vuole che la gloria sia nostra. Perché la gloria deve essere solo sua. E quindi cosa ha fatto? Ha fatto qualcosa di soprannaturale. Ha moltiplicato tutti questi pani e questi pesci. Nella versione di Luca dice: ora il giorno cominciava a declinare e i 12 avvicinati gli dissero: lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicine per trovarvi cena e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto. Ancora ribadiscono che il luogo è deserto. E poi dice di cercare cena e alloggio. Ma se avessero fatto questa cosa qua, se le persone fossero andate in cerca di cena e alloggio, avrebbero trovato da mangiare, da riposare ovviamente, perché ne avevano bisogno, ma non avrebbero spezzato insieme il pane. Non avrebbero innalzato il nome del Signore, non avrebbero costituito quella piccola chiesa in quel momento che adorava e innalzava il suo nome, che è quello che vuole il Signore. Sì, avrebbero trovato il pane, avrebbero trovato da mangiare, avrebbero trovato probabilmente anche da dormire, ma la folla, il popolo si sarebbe diviso, perché non c'era più al centro il Signore, ma c'era al centro il proprio io e i propri bisogni. Quindi anche qui dobbiamo stare attenti che è il centro della nostra vita, ciò che ricerchiamo, perché se ricerchiamo i nostri desideri saranno quelli che arriveranno, ma non portano assolutamente nessun frutto. Ma se i nostri desideri sono allineati alla volontà del Signore, il Signore dice: chiedetemi, vi sarà dato. Il Signore ha fame, il Signore te lo dà. Poi cosa ti dà? Quando te lo dà e come te lo dà? Non è affar nostro. Dobbiamo vivere su quella promessa, dobbiamo vivere con la fede di quella promessa. È un esercizio che dobbiamo fare giornalmente. Dobbiamo allenare questo nostro modo di fare. Perché purtroppo succede che cadiamo e non c'è niente da vergognarsi. Ma il Signore ci dice: forza, ricredi in me. Perché le nostre soluzioni, mi sono scritto qua, non hanno idea di cosa Gesù vuole fare. Noi andiamo nella direzione contraria alla volontà di Gesù. Lui vuole comunione e noi diciamo invece noi dove devono andare. Le nostre soluzioni sono sempre, spesso, contrarie alla sua volontà. Anche se apparentemente belle, abbiamo sentito, c'è una volontà permessa, ma una volontà sovrana, che è ben diverso. Poi c'è la versione di Giovanni che dice: Gesù dunque alzati gli occhi e vedendo una gran folla che veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Qui abbiamo una nuova versione della cosa. Il Signore che ci mette alla prova. Quante volte il Signore ci fa arrivare alla fine degli espedienti, no? Ci fa arrivare che abbiamo il mar rosso davanti.
vediamo gli egiziani dietro, un muro da una parte e un muro dall'altra. Quante volte arriviamo lì e continuiamo a restare in piedi perché vogliamo noi la soluzione? Il Signore ci vuole portare lì, ci mette alla prova, ci mette alla prova. Il Signore sapeva benissimo quello che stava per fare, dice la sua parola. E quindi dobbiamo fidarci di quelle che sono le sue soluzioni. Dobbiamo fidarci di quello che è la sua via. Perché la sua via sarà unica e speciale. E se la seguiamo pienamente, quella via, sarà una via che ci riempirà di benedizione. Sarà una via che ci ricolmerà. Perché dice che di tutte quelle ceste, di tutto quel cibo, ne portarono via altre 12 ceste. La nostra benedizione, benedizioni per gli altri, l'ho detto prima. Quindi stiamo attenti, perché tutto ciò che il Signore ci dà non possiamo tenercelo per noi. Ci serve per benedire gli altri. Il Signore ti vuole riempire, non per farti avere una vita felice, punto e basta. Ti vuole riempire per farti avere tutto ciò di cui hai bisogno per poterlo dare agli altri. Perché se tu non ce l'hai, che cosa dai agli altri? Dai la tua intelligenza, la tua conoscenza, ma non se ne fanno nulla della tua bravura, della tua conoscenza, di ciò che sei, perché non porterà vita. Sarà un bel messaggio, sarà una bella condivisione, ma che una volta usciti di qua sarà persa. Invece il Signore vuole che gli diamo quei pesci e quei pani, vuole quello. E quindi abbiamo fiducia nel Signore. Abbiamo fiducia nel Signore, dobbiamo avere quella fiducia forte di sapere che tutto è sotto il suo controllo. Amen. 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 Fidiamoci di Lui, non di ciò che sappiamo fare, non di ciò che siamo. Fidiamoci di Lui, perché Lui può creare cose che tante volte non comprendiamo e tante volte sono più alte di quello che vediamo e di quello che crediamo. Il Signore è grande, il Signore non si fa limitare dall'uomo, il Signore vuole far sì che portiamo via altre 12 ceste da quello che abbiamo dato. Abbiamo dato la nostra piccola fede, portiamo via quelle 12 ceste e diamole agli altri quelle 12 ceste. Facciamo vedere che la nostra fede è più grande del deserto che abbiamo intorno, facciamo vedere che la nostra fede può costruire molto di più di quello che crediamo. E vediamo appunto questa gioia da parte del Signore di soddisfare ogni nostro bisogno. Il Signore si commuove per i nostri bisogni, lo dice, perché a un certo punto, adesso salto di qua e di là, dice che ebbe compassione per quelle folle, perché voleva dargli da mangiare a quelle folle. Lui ha compassione per noi, Lui conosce i nostri bisogni, Lui conosce il nostro cuore, vuole però che glielo comunichiamo, vuole che glielo diciamo, vuole che ci crediamo. È questo che vuole, perché Lui ha compassione per noi. Ma scusate, chi è quel padre che non ha compassione se il figlio ha fame? Tanto più Gesù, che è l'essenza di Dio qui sulla terra, Dio che è l'essenza dell'amore. E come vi dicevo prima, questo miracolo è ripetuto 4 volte. Come mai questo miracolo è ripetuto 4 volte? Dice la Signora, come mai solo questo miracolo, solo, almeno io ho visto solo questo, lo ripeti 4 volte? Perché il Signore ti fa vedere l'importanza di questo miracolo. Vuole sottolineare l'importanza di questo miracolo. Vuoi farti vedere tutto quello che c'è dietro questo miracolo, che è molto più grande di 5 pani e 2 pesci. Perché, come abbiamo detto, ha creato piccole chiese in quel momento, ha creato gruppi che innalzavano e lodavano il suo nome, ha creato persone che credevano in Lui, che lo seguivano, che esaltavano la loro fede, che innalzavano la loro fede attraverso miracoli, attraverso pani e pesci, sì, anche attraverso questo. E quindi è qui la grande importanza della cosa.
E per sottolineare questa cosa qua, vi prego di andare in Matteo, capitolo 14, probabilmente ci sarete già. Girate pagina. Capitolo 15, dal 32 in avanti, direi che sia, avviene lo stesso identico miracolo. Con 4.000 persone, anche qui, senza calcolare donne e bambini. Cosa chiedono i discepoli? Fanno le stesse identiche domande. Ma no, come? Ho girato pagina? Io non so in termini di tempo cosa voglio dire, ma certo non erano passati 6 mesi, perché il ministero del Signore è durato 3 anni, come ben sappiamo. Quindi poco dopo si ripresenta la stessa cosa. Leggetelo, è identico all'altro, preciso, stesse parole, stesso atteggiamento dei discepoli, stesse cose, stessa divisione. Ma come? Ma come? Cioè, una pagina di differenza e i discepoli chiedono le stesse cose. Ma perché? Ma erano con lui. Erano in 12, andato da mangiare a 5.000 persone, hanno lavorato, eh? Eppure, una pagina dopo, succede la stessa identica cosa. Il Signore ha detto, Luca, ma con tutto quello che io ho fatto nella tua vita, perché mi chiedi sempre le stesse cose? Perché siamo sempre punto e a capo? Perché io devo rifare sempre le stesse identiche cose? Perché tu non credi, non hai creduto abbastanza forse nel primo miracolo? Non è stato abbastanza in ciò che ho fatto? Che adesso continua a dire, siamo noi questi discepoli che a noi non basta un miracolo, noi ne vogliamo vedere tanti. Ma Gesù non è cambiato. Gesù era lo stesso di una pagina prima. Ma abbiamo così perso tutta questa fiducia che non sappiamo più come comportarci. Facciamoci un'analisi di coscienza. Perché tante volte purtroppo succede così. Davanti a una difficoltà, davanti a un problema, ci fermiamo. Signore, come posso fare? Metti in azione la tua fede. Te l'ho dimostrato 10 giorni fa, 15 giorni fa, un mese, un anno fa. Te l'ho dimostrato. Io non sono cambiato. Lui non varia secondo l'umore che ha, perché non sarebbe il nostro Dio. E quindi lui ti sta dicendo, attenzione, è per questo che stai ribadendo questo miracolo. Attenzione, perché io sono lo stesso. Io posso moltiplicare i pani e i pesci quando voglio, tutte le volte che voglio, per tutte le persone che voglio. E poi può moltiplicare la tua fede tutte le volte che vuole, per quanto vuole e in qualsiasi momento. Siamo noi che siamo limitati dalla nostra mente umana e ragioniamo come se la nostra mente fosse la sua, ma non è così. Mettiamo in bocca a lui i nostri pensieri. Ma quale grande peccato, quale grande assurdità. E quindi, attraverso questo miracolo, attraverso questo miracolo il Signore cosa vuole fare? Perché ci ha parlato di questo questa mattina? Perché vuole fare sì che attraverso questo miracolo troviamo tutto quello che è la semplificazione della nostra vita, della nostra vita cristiana. Ci fa vedere a livello pratico quello che dobbiamo fare, ci fa vedere come dobbiamo comportarci, come dobbiamo agire. Ci fa vedere che la nostra attenzione deve essere spostata verso gli altri, non a noi stessi. Perché i discepoli erano lì non per mangiare loro, ma per dare da mangiare. Noi invece vogliamo sempre mangiare noi. E questo è il problema. Abbiamo visto come il Signore è arrivato e ha creato una chiesa. Abbiamo visto come il Signore è arrivato e ha spezzato il pane e ha distribuito i pesci. Ma quante volte non diviamo questa frase, spezzò il pane? Ha detto ai discepoli di andare loro a dare da mangiare, non a far sì che si trovassero da mangiare. Gloria a Dio. Alleluia. È partita anche questa.
E quindi davvero, cari, e quindi davvero stiamo attenti, perché possiamo trovare tutto ciò che ci serve per la nostra vita. Ed è quello che il Signore vuole fare questa mattina con loro. Crediamo di ricevere qualcosa di grande da Lui. Amen. Amen. Lui ci dona tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno. Ribadisco, non sono le nostre capacità che possono fare qualcosa, ma è per chi è Lui che possiamo innalzare lode. È per chi è Lui che possiamo comprendere ogni cosa. È per chi è Lui che possiamo capire ogni cosa. È per chi è Lui che possiamo cambiare. Abbiamo detto questa mattina che noi abbiamo già tutto, l'abbiamo detto in adorazione, abbiamo già tutto quello che ci serve, perché lo Spirito di Dio è in noi, lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo è in noi. Ma che cosa vogliamo ancora? Ma che cosa ci serve? Basta con le nostre scuse che non ce la facciamo, abbiamo tutto ciò che ci serve, abbiamo quei granelli di serape sì o no, perché se sì, bisogna metterlo in pratica, se sì, bisogna che lo seminiamo, che diventi una grande pianta e che lo mettiamo in pratica. È questo che ci dice il Signore oggi. È questo che il Signore vuole noi, da noi oggi. Che crediamo in Lui, che crediamo nella Sua parola, che andiamo di là da quello che ci può succedere intorno. Perché è Lui che comanda, è Lui che guida. E quindi vi chiedo di alzarvi. Amen. E preghiamo insieme. Preghiamo insieme, e dentro di voi sapete ciò che può aver toccato o non toccato questo messaggio. Voi sapete dentro di voi, nel vostro cuore è in diretto contatto con il Signore. Il Signore conosce ogni cosa, sa ogni cosa, vede ogni cosa. E il Signore vi dice questa mattina: di che cosa hai bisogno? Di che cosa hai bisogno? Perché il mio occhio ha compassione per te, ha compassione se stai male. Ma accetta il mio pane, accetta i miei pesci. Forse vuoi mangiare qualcos'altro, ma io ho del pane e del pesce. Perché è quello che serve a te in questo momento, non ti serve altro se non mangiare di questo. E quindi veramente disponiamoci davanti a Lui nel credere che Lui può cambiare le situazioni. Che Lui può cambiare le situazioni. E c'è un trucco, c'è un segreto però. Affinché questo avvenga, che ognuno di noi getti quel peso, che ognuno di noi tolga quel peso, che ognuno di noi tolga quel dubbio che il Signore non può fare. Questo dubbio non deve esistere nella nostra vita. Mettiamolo ai suoi piedi, mettiamolo ai suoi piedi affinché lo prenda il Signore, se lo carichi sulla sua croce, come ha fatto 2000 anni fa, affinché davvero Lui se ne prenda cura. Lui lo usi e ne possa far diventare 12 cesti, 12 cesti di pesce in più. Amen, Signore. Grazie, Signore. Abbiamo proclamato questa mattina che noi riceviamo, Signore. Riceviamo quella che è la tua parola. Riceviamo quello che è il tuo messaggio, Signore. Riceviamo quella che è la tua volontà, Signore. Noi innalziamo mani a te, Signore. Alziamo la nostra mano a te, per dirti ciò di cui abbiamo bisogno, Signore. Tu lo vedi già, ma come Filippo, tu ci metti alla prova e vuoi sentirlo dalla nostra bocca, Signore. E Signore, noi veniamo a te con i nostri bisogni, Signore. Noi veniamo a te affinché davvero possiamo comprendere pienamente ciò che tu vuoi da noi. Quello che è il grande mandato che tu ci hai dato, di andare a fare discepoli, di andare a dare da mangiare, di andare e fare. Amen, Signore Gesù. E ora che esercitiamo questa fede, Signore, ma da soli non ce la facciamo, Signore. Davvero, noi ci mettiamo in gioco, Signore, ci mettiamo in gioco davanti a te, ma tu aumenta, Signore, facci vedere tutto ciò che abbiamo, le potenzialità che abbiamo dentro, Signore, perché abbiamo una potenzialità enorme, Signore, perché se quei 12 apostoli hanno potuto cambiare il mondo, lo possiamo fare anche noi, Signore Gesù. Perché è il tuo spirito che cambia, non è la nostra abilità, non è la nostra conoscenza, ma è il tuo spirito, Signore, che cambia. È il tuo spirito che trasforma, Signore. È vero, ti lodo, ti benedico, Signore, ti ringrazio, Signore, per ancora queste iniezioni di adrenalina ancora oggi, Signore Gesù.
nel sapere che c'è un Dio grande che è l'occhio su di noi e vede ogni cosa, conosce ogni cosa e sa ogni cosa. Grazie Signore, perché vogliamo davvero confidare in te, cedere le armi della nostra vita. Fatelo, cediamo le armi della nostra vita a Lui, affinché sia Lui a prenderle, Signore, affinché sia Tu a prenderle, Signore, affinché sia Tu a guidare quello che è la nostra vita, Signore Gesù. Grazie Signore, grazie Signore, per chi Tu sei, Signore Gesù, per ciò che fai, Signore. Grazie Signore per la Tua Chiesa, Signore Gesù, per la Tua Chiesa, Signore, che innalza il Tuo nome, che loda il Tuo nome, che crede nel Tuo nome. Spirito Santo, donaci questa grande rivelazione, Signore. Sembrerà banale, ma la profondità di questa rivelazione ce la puoi donare solo Tu. E quindi rivelaci, Signore, quella che è la Tua volontà per la nostra vita. Amen. Che il Signore benedica, accomodiamoci. Quindi adesso a casa carichi come delle molle, mi raccomando, carichi come delle molle. Allora, sono ancora qua, come le vado. Sono ancora qua perché io... Perché vi vorrei parlare di due cose. Una, innanzitutto che il Signore mi ha dato grazia e onore di portare un messaggio ieri in carcere. E quindi ne approfitto finché sono qua di dare la mia testimonianza di quella che è stata la giornata di ieri. Che è stata una giornata particolarmente intensa, almeno per quello che mi riguarda. Anche perché sono arrivato su questa specie di pulpito, su questo altare, che è una chiesetta cristiana, e ho guardato le facce. Oh. Ho avvertito, è difficile da portare a parole, ma il cuore desideroso di ricevere da Dio. Anche mi sono sentito grande così, perché sì, sai, abbiamo appena detto che devi mettere in azione la tua fede, però dici, oddio, vedi che aspettano che tu dica Gesù è Signore, si alza un alleluia. È incredibile, perché hanno quello, ragazzi, hanno quello e hanno solo quello. Allora, mentre camminavo, Romolo era andato, aveva fatto un altro percorso, io ho fatto un altro percorso con Marcello. A un certo punto siamo passati di fianco dove ci sono i cortili, e dalle porte puoi vedere il cortile dove i detenuti passeggiano. La cosa mi ha impressionato. Fate conto di vedere un cortile che è la metà di questa chiesa, quattro mura grigie e queste persone che girano intorno. Ho sentito una fitta al cuore, hanno quello spazio d'aria lì. Poi arrivano in chiesa e basta dire Gesù il Signore e sale l'alleluia. C'è stato un artista una volta, adesso non vorrei dire il monumento sbagliato, che ha coperto, non mi ricordo se era la Sagrada Famiglia o era qualche altro monumento, l'ha coperto. E la gente si è resa conto di che cosa gli mancava, perché non lo vedeva più. Queste persone hanno ben presente chi hanno davanti, hanno ben presente cosa vogliono lodare e adorare. Noi tante volte nascondiamo il nostro Signore dietro il telo e ce ne rendiamo solo conto quando abbiamo un problema, quando le cose non vanno bene. Perché? Perché abbiamo tantissime altre cose intorno che portano via la nostra attenzione. Abbiamo tantissime altre cose che tolgono veramente l'importanza di ciò che Lui è per la nostra vita. Ma questi lo sanno bene, perché è l'unica ragione di vita, non hanno altro. Non possono desiderare altro, non possono avere altro, non hanno una vita sociale, non possono avere interessi, adesso non so quale sarà esattamente la loro vita perché non la conosco. Ma hanno Cristo e te lo fanno sentire, tant'è che mi sono sentito davvero quasi, non dico in imbarazzo, ma ho sentito questo timore, questo desiderio di un cuore aperto a ricevere. Ho sentito la responsabilità di portare la parola di Dio a queste persone.
È stato un momento particolarmente bello, sono stati i primi 10 minuti che ero andato in palla, proprio perché sentivo questa cosa che è bella da vedere, però è bella da vedere perché vedi un cuore desideroso veramente di innalzare e lodare il suo nome, e sa che in quel nome c'è la libertà in ogni cosa. Amen. Questa sarà la mia storia. Seconda cosa, è una cosa un pochino più materiale. Allora, dalla prossima domenica abbiamo deciso, insieme al pastore, di aprire un momento per ascoltare ciò che avete da dirci, per ascoltare ciò di cui avete bisogno. Per cui dalla prossima domenica io sarò disponibile a ricevere ognuno di voi che lo desidera per parlarci, per dirci, per dirmi qualche esigenza, qualche problema, qualcosa che non va. Qualsiasi cosa, accettiamo anche incoraggiamenti, qualsiasi cosa che non va, io sarò disponibile per ascoltarvi. Io non vi prometto che ogni cosa che verrà detta verrà anche fatta, questo non ve lo posso promettere. Però quello che vi posso promettere è che ogni cosa che verrà detta verrà tenuta in alta considerazione, verrà messa davanti a Dio e verrà analizzata. Okay? Quindi, io sarò disponibile per le prossime domeniche, vi chiedo una cortesia, aiutatemi in questo compito, è brutto da dire prenotarvi, però comunicatemelo in modo che io sappia quante persone ci sono, spero pochissime, e che tutte mi incoraggeranno, ci incoraggeranno, però in ogni caso, per favore, ditemelo, in modo che io sappia anche quante persone, far capire magari a un'altra persona che ci sono altre persone che vogliono parlare, quindi magari la cosa diventa un pochino più lunga, in modo da poter ascoltare tutti voi, in modo da comprendere i vostri bisogni, in modo da comprendere le vostre esigenze, in modo da mettere tutto dai piedi del Signore, per lodarlo, per innalzarlo, per credere che Lui è il Signore sopra ogni cosa. Lui sa dove trovare il pane, Lui sa dove trovare il pesce, Lui sa ogni via, ogni soluzione. Non sarà la via di Luca, non sarà la via di Roma, ma sarà la via di Dio, nel nostro Signore. Amen. Lodato sia il nome del Signore, grazie per questa parola che ci ha grandemente incoraggiato. Adesso vi chiedo la stessa attenzione del messaggio, perché non è finito il culto, c'è ancora il Signore che parla. Tutto ciò che facciamo, dice la parola, fatelo come per il Signore. Anche quello che sto facendo io, che farò, lo faccio come per il Signore. Tanto grazie per la parola che ci è stata dispensata questa mattina. Io l'ho fatta mia e sicuro questo, l'ho ascoltata, ma dovrò meditarla, ma soprattutto metterla in pratica. Perché la parola è bella, poi vedete, possiamo saltare finché vogliamo, possiamo sentire parlare di miracoli, segni e prodigi, che è quello che ci piace di più. Il Signore guarisce, il Signore libera tutti, quanti dicono amen, alleluia, saltano, piangono, ma deve rimanere qualche cosa dalla parola di Dio, che ci mette onestamente contro il muro e che ci fa comprendere se quello che è stato detto non lo facciamo, facciamolo subito, perché i tempi sono brevi. Il Signore sta per tornare. Mi viene in mente, vi ho parlato domenica di quel messaggio, la luce. Com'è la nostra luce oggi? On, off, accesa o spenta? Abbiamo detto che la luce del Signore è sempre accesa in noi. E noi fratelli, purtroppo, noi sorelle, noi credenti, non abbiamo sempre la luce accesa, perché siamo nella lode e la luce accesa. Appena ci viene un pensiero negativo, la luce si spegne. Un fratello ci guarda con un viso un po' più lungo, si spegne la luce. Ci abbraccia, si accende la luce. Ma la luce di Cristo non si spegne mai. Perché se noi accendiamo e spegniamo la luce, on and off, è la luce nostra, è la nostra lampadina. Ma noi dobbiamo portare ad avere la luce di Cristo. Come si fa ad avere la luce di Cristo dentro di noi? Ve lo dico domenica, lo dico per me, lo dico. Meno di noi, meno le nostre ragioni, meno delle nostre convinzioni. È più di Cristo dentro di noi. Amen.
e più di Cristo dentro di noi. Mi viene in mente, sapete che sono stato in Irlanda con Sessi Stewart, abbiamo avuto delle giornate intensissime perché ho dovuto tradurre e stare con lui 17 ore per 17 programmi televisivi, per cui ci sono dei messaggi che sono meravigliosi. Però mentre eravamo in casa di Sessi Stewart, in questo castello, non è un problema questo, non è questo importante, la prima domanda che mi facevo quando mi arrivi era questo: Are you happy this morning, mamma? Sei felice questa mattina? O dicevo io, oh, well, I didn't sleep so well, I don't feel so well, non ho dormito tanto bene stanotte, non mi sono sentito tanto bene ieri sera. E lui diceva, non dire questo, don't say that, non dire questo, devi dire, sono felice perché Gesù è in me, perché anche oggi posso lodarlo. E diceva, vedi Romolo, io ho avuto tanti problemi, ne ho tuttora, ma non permetterò mai a nessuno e a nessuna situazione di rubarmi la gioia che Cristo mi ha dato. Non permetterò mai a nessuno e a nessuna situazione di rubarmi la gioia che Cristo mi ha dato, perché sapete chi ruba la gioia? È Satana, che è venuto per rubare, distruggere e uccidere. Cristo è venuto per donare. Allora mi viene in mente, vi racconto due aneddoti, perché poi sono tutte cose che sono nelle predicazioni, anche poi se un giorno vi farò sentire qualche cosa. Mi viene in mente, mi raccontava Cecil, di un giorno, io non me lo ricordavo nemmeno, andavamo anche, c'era anche il video quel giorno, fumo invitati a Palazzo Presidenziale giù in Kenya, e c'era il vicepresidente Alonzo Musioka che ci stava aspettando, e mentre il vicepresidente parlava con Sessi raccontava a noi, naturalmente in inglese, dice, guarda, stiamo andando verso un periodo abbastanza difficile in Kenya, perché stiamo facendo il referendum sulla Costituzione e ci sono tante persone che non vogliono che cambi la Costituzione, invece noi vogliamo che cambi perché diventi una Costituzione più liberale e meno dittatoriale come c'è in questo momento. Ma ci sono tantissime persone che mi parlano dietro, ci sono tantissime persone che mi criticano, tantissime persone che mi dicono che non valgo, che non faccio le cose bene, che dovrei fare in modo diverso. Io non so da che parte prendere, dice, perché devo accontentare qualcuno e scontentare altri. E tantissime critiche, anche sui giornali, infatti è vero, tantissime critiche su questa Costituzione. E Sessi gli raccontò un aneddoto, gli disse questo, non lo voglio dire perché non lo sono più fatto mio. Gli disse, c'era una volta un contadino che amava un asino, lo amava tantissimo, e questo asino era tutta la sua forza, la sua potenza, era l'asino che gli dava da mangiare perché trasportava la legna, trasportava le cose. E questo asino un giorno finì dentro un pozzo e purtroppo le corde, le cose che misero giù, gli argani che misero sotto, non riuscivano ad alzarlo. Questo asino avrebbe dovuto morire. Ma questo contadino era disperato. Voleva che questo asino vivesse perché aveva la sua forza. Ma le persone che erano con lui cominciarono a dire, ma dai, non vale niente, non fa quello che deve fare, non ti obbedisce, non fa... buttiamogli addosso, facciamolo morire, gli buttiamo addosso tutti gli stecchi che ci sono, gli sassi che ci sono, non vale niente, buttavano giù dei sassi, e buttavano giù degli rami, e buttavano giù della robaccia, e buttavano giù tutto quello di brutto che avevano, lo buttavano addosso a queste persone. Ma sapete che è successo? E dopo che ne buttarono giù non so quanto, a un certo punto videro l'asino che venne fuori dalla buca, perché aveva messo tutta la sporcizia che gli aveva buttato addosso sotto i piedi, e man mano che gli buttava la sporcizia saliva sempre di più, è riuscito a salvarsi. Allora, quando parlano male di noi, mettiamolo sotto i piedi. Noi dobbiamo arrivare, diceva Sessi, io ripeto le sue parole, per cui se non vi piacciono, poi scrivete l'email, scrivete a lui, lo dite a lui, non a me. Diceva, quando parlano male di te, non ti preoccupare, non devi tenere alla comprensione, al rispetto,
a quello che l'uomo dice. A te deve interessare quello che pensa Cristo di te. Non ti interessare quello che l'uomo dice di te. Un giorno comparirai davanti al Signore e il Signore ti chiederà: mi hai servito? Signore, non potevo, mi hanno scoraggiato, mi hanno accusato. Non ti preoccupare, tu non mi benedici, tu pensa quello che io penso di te. E il Signore, sapete cosa pensa di noi? Cose meravigliose. Perché il Signore è morto per ognuno di noi, è morto per me. E io sono nella gioia. Che il Signore mi benedica. Poi verrà anche in Italia, Sesto, verrà presto, non so se riuscirò a invitarlo qua perché saremo in Sicilia. E sono stato invitato a furor di popolo, ho dovuto rinunciare a un viaggio in America. Siamo in contatto adesso con i pastori della Sicilia, molto probabilmente siamo giù in giugno, ma vedrò se riuscirò a farvi venire anche qui in Italia o a Modena da qualche parte, perché quando viene Sesto vedo che c'è sempre molta attesa, perché un uomo che si basa sulla parola, non sui sentimenti, non sul voler compiacere, ma solo parola, parola, parola. Tanto è vero che quando io traducevo, per me la fatica più grande non era tradurre quello che lui diceva, è tenere dietro la parola che diceva. Matteo 12, 13, Filippesi 2, 4, dovevo stare attento perché altrimenti perdevo, magari dicevo Matteo 6, 12, che dice tutta un'altra cosa, devo stare molto attento. Ma siano rese grazie al Signore per la gioia che ci dà e per la parola di oggi. Allora, la testimonianza del carcere ve l'ha già fatta l'anziano Luca, è stato un bellissimo messaggio che ha dato, erano circa 28 persone e il massimo 30, per cui mancavano 2 o 3 perché erano a colloquio, e c'è stato veramente posso dirlo questo, sembrava lo stadio. E tutti dicono fonte di vita 2 è la nostra chiesa e noi l'amiamo e preghiamo per voi, voi pregate per noi. Sembrava lo stadio e chi viene, chi verrà ancora, si accorgerà cosa vuol dire veramente persone che amano, lodano, benedicono e sentono la parola di Dio. Sentono una parola profonda, non importa se la parola non è quella che li fa saltare. Vogliono sentire la parola di Dio che dia loro spazio, tranquillità e serenità. E grazie Signore ancora per questo. Ci andremo tutti i sabati, tranne un sabato al mese, ma tutti i sabati, tutti i giovedì noi saremo lì. Mi è già stato chiesto da qualcuno di voi di venire, me lo faccia sapere, coloro che hanno permesso sono gli altri, perché così posso fare un piccolo programma, perché non posso prendere sempre tutti e non più di una persona alla volta. Allora, c'è stata, intanto mi saluta Antonio di Castelfranco, nostro fratello Antonio, mi ha chiamato, ci sentiamo spesso, è stato operato, è andato tutto bene, domani torna all'ospedale, ma non vedo l'ora di venire in comunità a lodare, benedire, pregare con noi, e intanto ci saluta tutti con grande affetto. La prossima domenica avremo la presentazione di un bambino, avremo la presentazione di Michele, che è il figlio della sorella del nostro Gioacchino con 2 C, Gioacchino. Per cui domenica noi lo presenteremo qui in comunità, poi alla fine la sorella ha avuto nel cuore di preparare qualcosa per la comunità e preparerà qualcosa per la comunità per fare comunione insieme. Sarà una domenica magnifica, presenteremo questo bambino tanto atteso, tanto voluto al Signore Gesù. Abbiamo avuto l'8 di marzo, festa delle donne, il mondo l'ha celebrato in un certo modo. Le donne di Fonte di Vita, quelle che hanno potuto venire chiaramente, l'hanno celebrato qui in comunità. In totale erano 39 donne. È stato portato la parola di Dio, sono state invitate persone che non conoscono il Signore, è stato dato loro la parola di Dio e hanno detto che non hanno mai sentito un amore del genere, che è l'amore che hanno sentito, che è qualcosa che era veramente convinte, che era una serata veramente nel nome del Signore. Poi è stata una serata particolare, lui e Marco hanno portato un bellissimo mimo che è grandemente benedetto, tanti hanno aiutato, per cui adesso non stiamo a entrare in particolare. Vorrei solamente 2 testimonianze, perché non possiamo chiamare 39 donne, perché altrimenti andiamo a finire stasera alle 8, ma vorrei chiamare, non so se c'è, andate a chiamare, la figlia di Titti, che ha voluto venire, la ragazzina, ha voluto anche essere da qui qua, e ha, come? Federica, ha lodato, ha benedetto, ha parlato e ha anche detto anche lei, quando è stata fatta la domanda, chi è per te Gesù? Anche lei ha voluto dire
E per lei era Gesù. Perché vedremo la più avanti nell'età, non dico né vecchia né anziana, che è Arianna, e la più giovane, che è Federica. Per cui Arianna vieni un attimo e date la vostra testimonianza, breve o lunga che sia, va bene lo stesso. Le donne di Fonte di Vita hanno benedetto tante altre donne che non conoscono il Signore, per cui questa era stata la vera festa della donna, la vera festa della donna, dove il Signore è stato messo al primo posto dalle nostre tante. Alcune non hanno potuto venire, ma sono sicuro che chi non ha potuto venire ha pregato per questa sera. Trovarmi in questo posto è un po' per me, comunque per il Signore lo faccio e per tutti i miei cari fratelli. Subito vi voglio leggere: celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Amen. E lo voglio ringraziare proprio per questa festa. Dunque, questa festa il Signore ha messo nel cuore, nello spirito di queste sorelle, per la preparazione, per tutto quello che succede, tutto quello che hanno offerto, tutto quello che abbiamo potuto vedere, era nelle mani del Signore. Amen. Ho sentito una cosa particolare proprio. E poi ci siamo mangiati la nostra pizza, ci siamo dette tante cose ed era tutto opera dello Spirito Santo. Io non dovevo venire, ma una sorella mi ha invitato, dice: io fra 10 minuti ti vengo a prendere. E io mi sono trovata qui con queste care sorelle e voglio proprio ringraziare, ma ancora ringrazio il Signore, perché quando Lui prepara le cose è stata una serata bellissima. E ringrazio ancora il Signore. Pace a tutti, io sono molto felice di essere stata alla chiesa, alla riunione delle donne per la festa, perché prima di tutto ero la più giovane, quindi è stata proprio una cosa che mi è venuta in punta al cuore. Quando, perché abbiamo fatto anche un mimo della Samaritana, e quando Miriam ci ha chiesto che cosa avevamo sentito e che cosa era Gesù per noi, io, tu per tu, con Miriam gli avevo detto che secondo me Gesù è il sole e noi siamo le nuvole, e che di notte lui è la luna e le stelle. Mi è venuto spontaneamente, subito di colpo, e ringrazio a tutti e sono molto felice che Gesù mi abbia dato la possibilità di andare a questa riunione delle donne, a questa festa meravigliosa. E sono anche molto felice che ha aiutato a distribuire la pizza, a dare le torte. Sono stata la prima a offrirmi. E il mimo è stato grandioso, i vestiti erano bellissimi. Gesù all'inizio ero un po' ansiosa di questo mimo, però dopo abbiamo pregato tutti insieme e mi è scivolato tutto come l'olio e dopo è andato a finire benissimo. Abbiamo parlato, abbiamo detto tantissime cose su Gesù, abbiamo fatto vedere che alle donne che non credevano in Gesù gli abbiamo dimostrato chi è per noi e che cosa ha fatto, e adesso basta solo vedere che Gesù faccia il suo lavoro, perché ovviamente non possiamo costringerlo. Allora, con l'amore del Signore, facciamo un applauso a tutte le donne. Uomini, cominciate a farvi sentire. Donne che hanno proclamato il Signore. Speriamo che ci sia anche la festa degli uomini e anche dei nonni. Quando sarà quella dei nonni, io ci sarò. Quella degli uomini, che cominciamo anche noi, non solo le donne, perché è vero che le donne hanno una spiritualità maggiore della nostra, è la verità. Gli uomini possono avere altre cose, possono avere, non lo so, ma le donne hanno una spiritualità maggiore delle nostre, maggiore della nostra. Un altro esempio vi do, sempre di Sassi Stuart. Sassi Stuart aveva un padre alcolista,
un uomo che beveva continuamente, senza speranza, negativo. Tutte le volte che andavo in casa dicevo: voi siete senza speranza, non c'è speranza in questa casa. Avevano un campo dove andavano a prendere le patate, i fili d'erba erano poverissimi, per cui padre sempre negativo, ha perso un occhio in un incidente, continuamente negativo, continuamente negativo. Ma aveva una mamma che un giorno sentì dire da un pastore in una conferenza: Dio ti ama e Dio vuol salvare te e la tua famiglia. Leggi la parola, prega, loda. E lei ha cominciato a fare sul serio. Ha cominciato a leggere la parola, ha cominciato a lodare benedizione, nonostante il marito fosse sempre negativo in continuazione. Aveva 7 figli e 2 figlie. E lei dichiarò davanti ai principati e alle potestà, lo dice anche nel libro che ha scritto, vorresti dire che è impossibile in tante lingue ormai, io dichiaro di fronte a Dio, proclamo di fronte a Dio che tutta la mia famiglia sarà salvata. Nessuno era salvato, tutti lontani dal Signore. Cecil, una tubercolosi che non finiva più, una depressione che stava nascosto nella camera dove non usciva mai perché aveva paura di incontrare la gente, ha incontrato Gesù, è diventato un predicatore mondiale e soprattutto il Signore ha ascoltato il grido della mamma. Dichiaro, proclamo che tutta la mia famiglia sarà salva. Amen. 7 figli, 2 figlie, tutti nel Signore. Amen. Ma non solo, il padre, alcolista, negativo, non ha più bevuto, ha dato la vita al Signore ed è morto lodando il Signore. Allora, se abbiamo dei figli, dei mariti, mariti anche, mogli, che non ci seguono, che danno importanza alle cose del mondo anziché darle a quelle di Cristo, dichiariamo oggi insieme, io dichiaro che mia moglie, mio marito, mio figlio sarà salvo nel nome di Cristo Gesù. Vogliamo starci in piedi e fare questa preghiera? Chi ha dei figli, mogli, mariti, genitori che non sono ancora salvi, alzi il braccio. Signore, proclamiamo con la potenza della tua parola, secondo le tue promesse, che saremo salvi noi e la nostra famiglia. Amen. Questo lo prometti tu, Signore Gesù. Lo dichiariamo e lo crediamo, che saremo salvi noi e la nostra famiglia. I nostri figli si inginocchieranno. Amen. Ti chiederanno di entrare nella loro vita, i nostri genitori, i nostri mariti, le nostre mogli, i nostri fratelli e le nostre sorelle si inginocchieranno e ti chiederanno di entrare nella loro vita. Lo dichiariamo, lo dichiariamo, lo professiamo, lo crediamo nel nome di Cristo Gesù. E tutta la Chiesa dice amen. E tutta la Chiesa dice amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Lo dice uno che ha avuto una grande pazienza. Mia figlia ci ha messo 17 anni per venire al Signore. 17 anni di pazienza, di preghiera e di pianti. Ma dopo 17 anni, la vedete, lei e la sua famiglia servono il Signore. Dopo 17 anni, voi non abbiate paura se i vostri figli non sono venuti al Signore. Continuiamo a pregare, a lodare, a benedire, continuiamo a dire: Signore, io ci credo. Il nemico verrà a dire: ma non vedi che non è vero? Non vedi che non viene in chiesa? Non vedi che non prega? Non vedi che pensa solo al suo lavoro? Non vedi che il suo lavoro è più importante di Dio? Continuiamo a dire: Signore, io credo, Signore, io proclamo che la mia famiglia sarà salvata perché io sono figlio e figlia di Dio. Amen. Date una mano un po' più convinto. Amen. Meno male, vuol dire che ci credete. E se ci sono difficoltà, se qualcuno ha dei problemi, se qualcuno non si sente amato, se qualcuno è ammalato, se qualcuno pensa che il Signore non lo aiuti, che il Signore l'abbia rigettato,
se pensa di essere inutile, se pensa che Gesù non si fidi di lui o non si curi di lui, se pensa che la sua malattia non sia guaribile, se pensa che il problema del lavoro non sia sostenibile, se pensa che la sua vita sia una vita persa, una vita che non va avanti, una vita piena di problemi, sappia che c'è un Cristo che salva, che rialza, un Cristo che è meraviglioso e ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E meraviglioso sei, canta sempre Cristiana. E allora noi dichiariamo che Cristo Gesù è meraviglioso, 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 nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Possiamo sederci ancora un attimo. Oggi Angela non c'è qui con noi, ma la prossima volta vi faremo gli auguri. Sapete perché lo faccio? Perché Angela, questa ragazza che viene da noi, che ci serve, sempre, serve, serve, senza mai chiedere niente, è una ragazza con più di 18 anni, cui sono anni ormai che serve il Signore. Io sono sicuro che il Signore farà sì che questa ragazza abbia tutto ciò che il suo cuore desidera. È una ragazza che da quando ha dato vita al Signore va anche molto meglio a scuola, fa molto meno fatica. L'inglese e il tedesco non sono più lingue ostiche per lei, perché da quando serve il Signore serve lei. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, venga avanti per cortesia e preghiamo. Preghiamo, prega la Chiesa. La creanza me l'aveva già chiesto, io. Pace a tutti, io chiedo preghiera per mia figlia Bruna e mia nipotina che parte in Brasile sabato, saremo a sabato, dopo 18 anni. Bene, vorrei chiamare Nick e Stella oggi, vengono da Firenze, lo sapete, vogliamo accogliere anche loro con un applauso, grazie per te. Nonostante la neve, nonostante la pioggia, sono sempre puntuali, sempre più da noi. Da Firenze, da Firenze, ogni domenica. Prego. Alziamoci in piedi, per favore. Grazie, Padre. Grazie, Padre di grazia. Mettiamo davanti a te, Bruna. E il figlio, Signore, in questo viaggio che dovranno affrontare per andare in Brasile. Signore, grazie perché la Tua protezione è su di loro. Grazie perché Tu li custodisci e li proteggi, Signore. Noi ci crediamo nel nome di Gesù. Amen. Innanzitutto vi ringrazio, io apposto per mio figlio, per le preghiere che sono state fatte, posso dire che è in piena guarigione. Io ringrazio per questo, al momento, grazie alla comunità. Oltre a questo, voglio ringraziare il Signore per me, per questa meravigliosa realtà che mi sta facendo vivere e la responsabilità che mi sta facendo sentire del mandato che abbiamo. Del mandato che abbiamo. E per questo io chiedo proprio preghiera per il posto di lavoro dove io lavoro, perché credo che il Signore non faccia niente a caso. Io, il Signore mi sta dando questa franchezza di poter parlare del Signore in piena libertà, ed è una cosa stupenda. Poi il Signore opererà come e quando con i tempi suoi. Chiedo preghiera soprattutto per un ragazzo che giovedì ha lavorato con me, e io devo dire la verità, la prima cosa che ci siamo detti, che lui ha detto a me, come ti senti, sei in forma stamattina, solito cose, mi è venuto spontaneo dirgli, ho la gioia nel cuore, solo con la gioia di Gesù nel cuore. Da lì è iniziato tutto un modo di potergli testimoniare, dare una testimonianza, per dirgli anche che c'è un Gesù che è vivo oggi, che vive oggi, che per ieri, di oggi, quello di domani, ma oggi è Dio, e io voglio portare questa parola di Gesù che salva, di Gesù che ascolta, a coloro che veramente si approcciano e lo desiderano. Chiedo per preghiera per questa persona, ma per tutto il posto di lavoro, sì, per tutto.
perché credo fermamente che la fede di uno, possa fare molto, faccia molto. E credo che siamo luce, le ultime predicazioni che sono state fatte, io dico, vivo questa realtà che non è più un caso. Luce, gioia, pace, fede, tutto quello che in queste ultime settimane sono venuti fuori dalle serate di preghiera, dalla domenica del culto, si riassume in una grande realtà. Siamo figli di Dio e possiamo fare la differenza nel mondo. Per cui a questa realtà io veramente chiedo preghiera a tutti, perché il posto di lavoro è un posto dove veramente noi viviamo parte del tempo e possiamo fare. Il Signore farà sicuramente, ma noi ci prostriamo alla sua volontà. Amen. Solamente aggiungere una cosa, Salvatore passa spesso vicino a casa nostra e quando passa si ferma insieme all'assistente che lui ha con sé, si ferma, saluta e lodiamo il Signore insieme. Questo è quello, si ferma, lodiamo e poi ricomincia il suo lavoro, ma tutte le volte con la gioia che ha detto prima. Questo non l'ho solamente sentito dire, la vedo in lui tutte le volte che mi vede. Io guardo in terra, comincio a guardare in alto perché sento la gioia di una persona che mi dice Gesù è il Signore ed è gioioso. Questa è la gioia di Cristo. Poi diceva siamo soli, sì è vero, ricordatevi questo, uno solo ha salvato il mondo, era da solo ma lui ha salvato il mondo e noi da soli possiamo fare la differenza, perché Cristo in noi è la speranza della gloria. Ringrazio Dio veramente per questo momento, perché voglio dirti che hai aperto la porta, si è aperta la porta della parola, ho proprio visto questa porta che si apre, quindi voglio veramente ringraziare Dio. E ti chiedo Signore veramente grazie per questa porta che hai aperto, Signore, grazie Padre per la porta della predicazione della tua parola, Signore, ti chiedo un'unzione speciale su Salvatore, Signore, ti chiedo Padre veramente di creare le occasioni, Signore, affinché lui possa proclamare, Signore, che tu sei il Dio che salva, Signore, ti chiedo Signore veramente un'unzione speciale in questo momento, Signore, che sia luce nel suo posto di lavoro, Signore, grazie per le meraviglie che tu farai, grazie Padre per quella porta che tu hai aperto, Signore, e grazie perché ne sentiremo delle belle, Signore, sentiremo meraviglie, Signore, grazie per le persone che entreranno in questa chiesa per mezzo di questa porta, Signore, Padre ti do gloria, Signore, grazie per tutte le occasioni, Signore, che ci saranno, Signore, per lui, Signore, e ti chiedo di dare a lui franchezza nel parlare, Signore, un'unzione della parola, Signore, affinché possano ascoltare il messaggio del Vangelo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Grazie per questo tuono fiorentino. Grazie Signore Gesù. Chiedo proprio Signore che la nostra parola, le parole che noi diciamo quando ci incontrano siano sempre parole positive, sempre parole che lodano il Signore, mai critiche, mai, non spargiamo mai delle piume, mai, non spargiamo delle piume perché quando sono state sparse le piume non si possono più prendere, si spargono. Si sparano, non saremo responsabili. Che ci sia in ognuno di noi quando ci vediamo parole di benedizione, parole di edificazione, parole di amore reciproco. Questo è quello che chiedo al Signore, come il Signore fa con noi. Prima di venire ai bambini, ho sentito un cuore di pregare per una coppia che è qui con noi da tanto tempo, li conosciamo da anni e anni. Stanno passando un periodo non troppo facile, non entriamo in dettagli. Voglio chiamare Laura e Veneria qui sul mio pulpito. Voglio pregare per loro. Hanno passato un periodo molto difficile. Veneria, l'ho detto, ha avuto un ragazzo, un suo figlio, giovane, con un tumore. Lui fa la chemioterapia e il Signore sicuramente farà qualcosa. Lauro ha avuto anche lui problemi di famiglia, con i nipoti. Lo sappiamo, abbiamo seguito questo bambino all'ospedale Meyer per mesi e mesi e mesi. Abbiamo tutti pregato per il nipote di Lauro. Abbiamo tutti pregato. Abbiamo chiesto al Signore di intervenire, per cui io adesso voglio pregare per Lauro, per Veneria,
chiedere al Signore veramente di intervenire con potenza su di loro, affinché possano tenerti per mano, affinché possano veramente così sentire la presenza del Signore nella loro vita, perché è importante che sentano la presenza del Signore nella loro vita. E vorrei chiamare Davide, vengo a pregare per loro. E chiedo al Signore anche che Benito e Maria possano avere la risposta che stanno aspettando. Abbiamo pregato questa mattina e il Signore darà loro la risposta, perché servono Cristo e il Signore servirà loro. Grazie Signore per questa coppia che è un esempio di umiltà e di fedeltà. Io ti chiedo che oggi questi miei fratelli possano avere una rivelazione fresca e nuova che tu sei l'Emanuele, Dio con noi, e sei con loro sempre, Signore. Tu, Padre, non hai mai promesso che non ci sarebbero state tempeste, ma hai promesso che saresti sempre stato con noi nelle tempeste. Quindi, Signore, grazie per chi tu sei e che questi miei due fratelli possano sprofondare il tuo amore sconfinato che hai per loro. Proclamo questo, Signore, proclamo la tua liberazione, il tuo amore sconfinato, Signore, la tua onnipotenza in ogni problema, in ogni prova, giorno dopo giorno, per tutti i giorni che tu gli vorrai dare. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Ora facciamo venire i bambini, però volevo però fare un ringraziamento speciale, perché se no ci chiede anche di ringraziare a Emanuele e a Luisa per tutto quello che stanno portando in questa comunità. Emanuele, voi sapete, è un pastore, ha voluto purtroppo lasciare la chiesa, la comunità, per ragioni di salute. Non gli era più permesso di avere un compito così difficile, perché non c'è un pastore che non sia malato. Siamo tutti ammalati noi pastori. Diceva Michele Passaretti: da quando sono diventato pastore il mio fegato si è ingrossato, la mia transaminasi è cresciuta e ho la pressione 300, per cui abbiamo tutti quanti qualche cosa. Per cui anche Emanuele ha dovuto chiudere, per cui è venuto prima noi insieme a Luisa, sono due doni del Signore per noi. Stanno portando parecchie cose qui in questa comunità che loro avevano nella chiesa che avete, nella loro chiesa. Qui voglio proprio ringraziare con tutto il mio cuore di grazie per quello che fanno. E ora aspettiamo i bambini. Dell'offerta, i bambini ci accompagnano, io chiedo al Signore che riempia il nostro cuore di gioia mentre doniamo, in modo da diventare dei donatori allegri. Amen. Thank you.
possiamo alzarci per ringraziare. Desideriamo ringraziarti, Padre, per quello che abbiamo potuto donare, Signore. Siamo consapevoli che viene da Te, Signore. Abbiamo donato solo quello con cui Tu ci hai benedetti, Padre. Ti ringraziamo e Ti chiediamo saggezza per amministrare al meglio questo denaro, Signore Gesù, nel nome Tuo, Padre. Amen. Prima di chiedere a Salvatore di finire la giornata, volevo iniziare ancora una volta di sera per Adele, che è qui con noi. L'avete vista, vero, che Adele è qui con noi. Dare e benedire il Signore. Noi ringraziamo il Signore per questa sorella. Sappiamo che la torneremo a vedere saltare come un vitello di stia. Amen. In nome di Cristo Gesù. Amen. Signore, ti ringraziamo per questa giornata, perché Tu sei meraviglioso nei nostri confronti, Signore. Noi di questo ne siamo riconoscenti, perché Tu ci hai scelti, Signore. Grazie per questo giorno che siamo stati insieme, Signore. Vivere un giorno con Te è meglio di vivere mille altrove, Signore. Riempi in noi, Signore, il Tuo Spirito, Signore. Facci vivere secondo la Tua divinità, Signore, secondo il Tuo nome, Signore, secondo il Tuo Spirito Santo, Signore. Guidaci Tu, Signore, riempici e dacci il pari consentimento, Signore, di togliere in noi ogni carnalità, Signore, ogni cosa che non glorifica il Tuo nome, Signore. Puliscici, Signore. Questo giorno lo mettiamo nelle Tue mani, Signore, per tutta la settimana. Guidaci Tu e proteggici da ogni male e da ogni cosa che non glorifica il Tuo nome. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù, il benedetto in eterno. Amen.